Se ti interessa acquistare crediti FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Ma bello a tutti ragazzi ed eccoci qua, ritornati con un'altra reaction. E signori, siamo qui a fare la reaction ai peggiori autogol dei portieri. Anche se probabilmente la maggior parte di questi gol che andremo a vedere sono fondamentalmente papere, quindi non è propriamente corretto chiamarli autorete, è più un misto tra autorete e fail. Sto per guardare questo video perché me l'avete consigliato sotto l'ultima reaction. Quindi anche oggi signori fatemi sapere quale altro video volete che io guardi insieme a voi. E mi raccomando, come ogni nostra reaction, fatemi vedere che ci siete, spaccate tutto quanto signori. Superiamo i 20.000 likes anche oggi, quindi andiamo a vedere questi grandi errori. E ok, number one, vediamo un po'. Ok, esordiamo con un Neuer incredibilmente forte che poi se la vagheggia. Eccolo, eccolo, grandissimo, grandissimo. Iniziamo bene ragazzi. Numero due, vediamo un po'. Ok, bravissimo, l'hai presa. Bravo, bravo, sono fiero di te. Non è vero. Ma cosa? Ma che cazzo ho fatto? No raga, questo si è venduto la partita, non si spiega. Cioè, spero per lui che se la sia venduta, perché se ha fatto sto pezzo così a caso è un grande. Questa è vecchia raga, low quality, vediamo un po'. Oppure non è vecchia ma è semplicemente, ah no, è di questo mondiale qui. La paperona di De Gea, eroico De Gea ragazzi. Cioè, vabbè, sarà stato il taglio di capelli alla Karius. Numero 4, vediamo un po'. Ok, con calma ragazzo. Cioè questo è peggio di quello di prima, anzi peggio. Ha una skill incredibile raga, perché fare gol da lì, Roberto Carlos 2 la vendetta, però nella porta sbagliata. Ok, numero 5. No, 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 no. Stavo là così, no, non è... No vabbè, no vabbè, che sta succedendo? Wait. No, non ci credo. Non ci credo. Che cazzo ha fatto quest'altro? Ma Corea team ragazzi, per forza. Per forza, un liscio stiloso, un altro ancora di più rovesciata. E poi il terzo con un portiere fatto di bamba probabilmente. Ok, andiamo avanti. Mamma mia ragazzi, cioè, siamo neanche a metà e già sto vedendo dei pezzi incredibili. Che cazzo ha fatto questo? Ma che ha fatto questo? Ma che ha visto? Ma che ha visto? Raga, è stato posseduto, non lo so. Non la fa neanche rivedere, la fa vedere solo una volta. Perché c'è quest'altro pezzo bellissimo dopo. Ma di che si lamenta? Di cosa si lamenta? Cioè, che cosa? Si lamentava anche? Di che? Di che? Di essere scarso? Ma Arbero, lo so scarso, lo so. Oddio, raga. Ma che sta succedendo? Ok, questa è tipo quella de Neuer, vabbè, vabbè. Che questo non è neanche autorete questo, raga, appunto, come vi dicevo nella intro. Queste sono semplicemente minchiate incredibili, perché questi sono gol convalidati agli attaccanti. Cioè, se sei scarso, figliolo, sei scarso. Vabbè, può succedere a tutti, raga, può succedere a tutti. Comunque, il ruolo del portiere è quello più difficile. E a volte lo è più per qualcuno che per altri, vero, Ruffier? Dai, punizza, vediamo un po' questo. No. Ah dai, forse questo è, diciamo, forse il più giustificabile, dai, su tra tutti quelli che abbiamo visto ci può stare questo forse, almeno non se l'è fatta passare nelle gambe. Siamo quasi a metà classifica, ok, ok, qualità, no, non ci credo, anche low quality, ho visto questa cosa, che è successo raga? Allora, bella roba dell'attaccante, cioè ci ha creduto fino alla fine, ma poi il portiere si è trasformato in Ronaldo nell'area sua. E si è fatta autorete così. Va bene, va bene. Oh, beh, questo tipo di gol è abbastanza comune, raga. Questo tipo di gol è abbastanza comune. Diciamo che è facile criticare, però è un attimo che la palla magari prende un rimbalzo così. Tu te l'aspetti da un lato, ti devia di un centimetro e te la zecchi sotto le gambe. Siamo alla 14, vediamo un po'. C'è vento lì dietro, raga. Vedo ragazzini che volano, ve lo giuro. Cioè, guarda, guarda che vento. No, no, no. Per spostare così una palla vuol dire che c'era un vento a 100 all'ora. A me mi è successa una roba così da ragazzino col frisbee. L'ho tirato e mi è tornato in fronte, ma era un frisbee. Prova che mi ricordo, c'ho avuto un segno rosso qui per tipo un mese e mezzo. Cioè, sembrava che avessi tipo il cerchietto. Ok, numero 15. Andiamo avanti. Vediamo un po' adesso che succede. Vediamo un po'. Guarda, questo forse insieme a quell'altro che ha ciccato la punizione è uno di quelli meno peggio. Vediamo un po', tirone... Questa è sfiga però, questa è veramente sfiga. Non... No dai, brutto, così è brutto, così è veramente brutto. Povero portiere, sono con te amico. Ok, vediamo quest'altro. Scusate raga, ma a me fa troppo ridere, sti gol così a me fanno troppo ridere.
Questo neanche sotto le gambe se l'è fatta passare, se l'è fatta rotolare a fianco. Ok, raga, vediamo adesso. Vediamo adesso. T'ha tirato una canottiera bagnata! Cioè, la tira ha fatto per terra. Era uno schifo di tiro, guarda che brutto. Portier! Portier! What the fuck? Ci lasci il cuore su queste cose. Vediamo un po', quello è anche scivolato grosso. Ma sei incazzato? Ha detto no, vaffanculo! E l'ha buttata in porta. Scusatemi, guardatelo lì come è caduto il pirlone. No, raga, ma che cazzo voleva fare questo? Cioè, ste cose... Proprio di convinzione è andato. Manco Zaccardo nel 2006. Dai, dai, su, ma veramente. No, l'hai parata. L'aveva parata, raga. Come cazzo... Raga, no, dai! Ma cioè... Oggettivamente non se può. Vediamo ora. Vediamo... Questo ha sbagliato sport, raga. Si è messo a giocare a pallavolo, si è fatto il muro nella porta. Ma è pure partitona, guarda quanta gente che c'è stata sugli spalti. Cioè, dai, sei un eroe, un eroe. Continuiamo, continuiamo. Oh, skill, signori, skill per lui. E... skill anche per il portiere, raga. Questo sulla carta FIFA, mano bagnata. Altro che guanto, muro, queste cose qua. Cioè, 23, vediamo... Dov'è la palla? Cioè, avevi fatto tutto bene. Ti sei perso la palla, ce l'avevi in mezzo ai coglioni. Cioè, avevi tre palle, non ti è venuto il dubbio. Mamma mia, raga. Questo che ha fatto? Questo che ha fatto? Dai, questa è super sfiga, però. Un branco di pippe. Dio, guarda. Ha volato. Poi questo qui con calma e... il difensore ha deciso di ribattergliela in fronte. Continuiamo, continuiamo, perché signori è troppo bella questa compilation. Questa usciva! Questa usciva! Questo forse è veramente autorete, autorete, perché sta palla usciva un botto. Sta palla usciva un botto. Questo è assist dell'attaccante avversario. Ma va bene, va bene, va bene, vediamo che c'è dopo. Ok, si è spezzato le dita. Questo era Akinfev, raga. Questo era Akinfev allo scorso mondiale. Quest'anno è stato tipo eroe nazionale per la Russia. Ha parato di tutto, mentre al mondiale scorso Dio solo sa che cosa gli era successo. Più che altro, cioè, gli entrava qualsiasi cosa. Manco i portieri a FIFA quando becchi la partita sbagliata. Ok, raga, siamo quasi alla fine. Vediamo un po', un altro eroe contemporaneo. Io dico, magari, ok, sì, il guanto c'ha... comunque il grip forte che ti tiene la palla. Ma Gesù Cristo, a una certa smetti di ruotare. Vediamo un po' adesso. Oh, eccolo! Questo volevo io! Questo volevo io! Karius, signori! Karius! Sì, su sta partita poi comunque ce n'è da parlare, perché dicono che la botta che gli ha dato Ramos gli ha procurato una commozione cerebrale, non lo so. Comunque non era al pieno delle facoltà, ma... comunque, raga, se la trovo vi metto qui una clip in cui praticamente ha fatto la stessa cagata in allenamento. Cioè, non lo so, può essere che ce l'ha di default sta cosa, Karius. Dai, fammi vedere cos'hai, fammi vedere cos'hai. Scusate, ma rido troppo su queste cose. Non ci riesco a non ridere. Mi fanno morire. No, va bene, va bene. Ed eccone un altro. Oh, grandissimo, grandissimo. Non ci credo! Se l'è vagheggiata un botto dopo, ma il gol gliel'hanno dato contro. Ma cosa cazzo ti viene da abbracciare il portiere mentre ha la palla in mano? Ma che problemi ha quello? Siamo quasi alla fine, signori, vediamo un po'. Serie A! Serie A! Oh, Sassuolo Fiorentina! Consiglione, cosa fai? Consigli! Ma che cazzo? Guarda, già lo sapeva se ne andava. Questa non me la ricordavo. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio, questo ha tirato da casa sua. E il portiere gli ha offerto il caffè. Cioè, sì che è una partitaccia, guardate che campo. Cioè, non ci stanno tre persone a guardarla sta partita. Ma io penso che questo l'hanno linciato dopo. Vediamone un'altra. Fammi vedere qui che cos'hai di bello. Ok. Raga, ma questo... cioè, la palla sembrava umana qui. Cioè, ha deciso di rotolargli dentro. Anche al culo, oltre che alla porta. Oddio, questa... no, questa me la ricordo. Questa me la ricordo, raga. Che male. Che male sta partita. Questa fu tipo l'ultima partita in cui allenò Zeman la Roma. Poi successe un casino. Questa dovrebbe essere l'ultima. Vediamo un po'. Oh, ce l'hai... no, non ce l'hai fatta. Cioè, allora, quando arrivi così, no? E poi... muori dentro. E ti fai la torete più brutta della carriera. Ma non era l'ultima, signori. Ne abbiamo un'altra. Vediamo un po'. Crossone, paratona e
cacatona e si è buttato così. Ha detto: compenso, raga, ho fatto una cazzata, ma mi butto come se non ci fosse un domani, per prendere comunque gol. Comunque, signori, questa era l'ultima clip. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, nei commenti, come sempre, fatemi sapere quale altro video volete che io guardi. Quindi, mi raccomando, per oggi, lasciate un like, ragazzi. Proprio così, dovete fare così sulla sedia. Lasciate un like, fatemi vedere che ci siete. Superiamo i 20.000 likes per quest'altra reaction. Mi raccomando, lasciate un like, lasciate un commento. Sotto vi saluta.